Buonasera amiche ed amici di Sport Parma, ben ritrovati con la 21ª puntata stagionale di Parma Talk, il web show dedicato ai crociati che come ogni lunedì è pronto a tenervi compagnia per un'oretta circa e per commentare insieme la prestazione della squadra di Mister Pecchio che ancora una volta ha vinto nei minuti finali, ormai un finale al Cardio Parma, era un titolo che ci eravamo inventati dopo una delle prime vittorie last minute, ormai è diventato un ritornello che ci piace ascoltare e che sicuramente sta facendo le fortune della squadra sempre più prima in Serie B. Ne parleremo questa sera con il nostro parterre, tra vecchi amici che tornano a trovarsi, anche new entry gradite. Leonardo Gabelli, come sempre in nostra compagnia, al mio fianco in questo 2024. Ciao Leonardo. Firma di Sport Parma, hai visto dal vivo la partita contro il Brescia, ne parleremo poi di tutti gli argomenti che sono rimasti in eredità. Ti faccio salutare il nostro pubblico, Leo. Ciao, ciao, buongiorno, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera, amici di più, diamo il buonasera e il bentornato anche al tifoso e avvocato Massimiliano Dermi. Sì, Max, buonasera a tutti. buonasera a te. Qualche applauso, timido, un po' più timoro, Un perché po' più, poi mi emoziono. sono partiti in pochi, poi si sono scaldati, perché abbiamo il nostro pubblico da casa, gli amici che ci seguono sui social, YouTube, Facebook, Instagram, commentateci, aspettiamo i vostri contributi, e diamo il benvenuto alla new entry che vi preannunciavo, siamo molto felici di avere qui con noi il responsabile del settore giovanile della Virtus Entella, che però è un parmigiano doc. Manuel Montali, buonasera direttore. Buonasera, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Aversetorese, a essere precisi, Grazie. eh? Uno si chiede perché il direttore sportivo del settore giovanile dell'Entella è al Parma Talk? Perché è un tifoso del Parma, non tutti lo sanno, ed è proprio di Parma, Aversetorese. Poi ha avuto anche esperienze da allenatore, Manuel Montali, una anche in Romania. Se non È erro. vero, è vero, ti sei informato bene, sì. Però ormai da 11 anni sono a Chiavari, quindi insomma diciamo che sono stabilmente in questa società da parecchio tempo e naturalmente seguo il Parma con un occhio particolare, essendo la mia città. In Romania la squadra era Luta Arad, questa è una chicca. Esattamente, esattamente, perfetto. Una Che peraltro allora dovresti fare un collegamento e dire che è la squadra da dove proviene Dennis Mann. Ma poi ne parleremo di Dennis Mann. Qui abbiamo uno scopritore di talenti, cari amici del pubblico. Sarebbe troppo facile dire che è stato Manuel Montali a portare alla Virtus Entella un talento come Zaniolo. Potremmo dire che ha portato anche Dani Mota Carvaio e tanti altri. Quindi qualche nome lo abbiamo già snocciolato. Poi qualche retroscena glielo faremo raccontare. Al nostro ospite, saluto anche Nicolo Gazzi, come sempre ci scrive il nostro amico di Pavia sui social. Aspettiamo anche i vostri contributi. Abbiamo questa puntata, la 21ª stagionale, che abbiamo deciso di intitolare così: Happy Ending abituale. Non so se siete d'accordo, Leonardo. Direi di partire dal titolo, come sempre, di questo Parma Talk. Happy Ending abituale, ormai questi finali al Cardio Parma. Sono una consuetudine. Sì, guarda, ma io adesso ti racconto un episodio di quando eravamo allo stadio. All'intervallo abbiamo incontrato un nostro amico, tale Baso, che se ci sta seguendo Salutiamo. salutiamo, sotto 1-0 lui ci dice con una tranquillità, una nonchalance che era tutt'altro che da cardiopalmo, fa ma tanto la pareggiamo nel secondo tempo e la vinciamo a 1 minuto dalla fine. Cioè per cui è Così è diventata, stato. e così è diventata talmente tanto una consuetudine che... Voglio dire, fa sempre piacere vederlo, ma quasi non stupisce più perché se addirittura i tifosi se lo aspettano, certo che è una grande prova di forza, di solidità mentale, di compattezza anche per come è arrivato il gol. Un difensore che crossa e uno si chiede: ma cosa ci faceva lì Osorio? Voleva vincerla. Ci sono tanti segnali in questa partita, forse più che in altre, forse di tutte quelle che sono state vinte all'ultimo, questa è quella in cui il Parma meno meritava di lasciare punti perché. Nel secondo tempo il Brescia non ha giocato, è vero che non ha giocato meglio, ha pensato soprattutto a difendersi tranne una decina di minuti,
in cui ha preso un po' di campo, e nel primo ha segnato in un'occasione sporca, ha avuto qualche palla gol nonostante abbia giocato bene, a tratti anche meglio del Parma obiettivamente, però diciamo che questa ridondanza, questa continuità quasi non stupisce più, fa sempre piacere ma non stupisce, mettiamola così. Sentiamo cosa ne pensano anche gli altri componenti del Palermo, i Montali, direi partire, che è doveroso partire dal direttore del settore giovanile dello Spezia. Cosa pensate? Dell'Intel, l'Apsus, stavamo parlando di Serie B. È una bomba di mercato. Esatto. Prossimo direttore sportivo dello Spezia. Ma guardando la classifica, il calendario delle prossime giornate è stato un lapsus dell'Intel, Chiavari, che non è lontano dalla Spezia. Come stavate dicendo, una felice consuetudine che probabilmente è da ascrivere anche al fatto che il Parma è in testa alla classifica. Quando comunque sei davanti, hai un coefficiente di fiducia e di spirito positivo che spesso ti porta poi a ottenere dei risultati che in altri momenti faresti fatica a ottenere. E quindi, insomma, è una scia che bisogna cavalcare assolutamente, perché è il momento decisivo della stagione e quindi va sfruttata. E naturalmente trovarsi nella posizione di leader della classifica ha degli indubbi vantaggi, ecco, questo è uno di quelli, cioè il fatto che comunque sai di essere davanti, sai di poter vincere le partite in ogni momento, e questo effettivamente si sta rivelando un fattore abbastanza decisivo negli ultimi mesi del Parma. Aiuta poi avere anche una rosa profonda, abbondante, no? Massimiliano Germi, come quella del Parma, che anche venerdì contro il Brescia ha dato dimostrazione che chi sale dalla panchina, anche uno Zagaritis rispolverato dopo tanti mesi può dire la sua. Poi su Zagaritis apriamo una parentesi dopo, perché so che ci tieni. Però anche la panchina del Parma si spiega perché il Parma è primo. Ma si spiega tante cose. Venerdì si verifica l'espulsione di War, che esatto, ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare. L'azione dopo il Parma fa gol. Cioè, è chiaro che è una questione di mentalità. Poi la fortuna aiuta sempre chi se la va a cercare, la fortuna non aiuta mai chi rimane inerte, però effettivamente crossa il difensore centrale, colpisce di testa sul primo palo, impropriamente chiamiamolo il terzino destro. Sì. Non c'è mica niente da dire, quella è una vittoria cercata, quindi meritata sotto questo punto di vista. Poi è chiaro che gli episodi stanno condizionando molto il campionato del Parma, anche se devo dire nelle ultime due partite hanno condizionato anche il campionato della Cremonese e anche quello del Como. Quindi certo, poi diciamo che chi è forte, gli episodi riesce a girarli anche a proprio favore. Su alcuni episodi forse il Brescia ha avuto un po' da risentire. Nicolò ci chiede: ma perché il silenzio stampa del Brescia? Salutiamo poi anche gli altri che ci scrivono, Gaetano da Bari, Mattia che ci scrive da Trento. Sono carico a pallettoni, dico la mia, il Parma ci crede sempre, non mola fino alla fine, ma questa mi è sembrata più una partita persa dal Brescia. Mattia con tutti i suoi figli ci saluta, me e Leonardo ricambiamo, però lo spunto che ci dice il nostro amico trentino è interessante. La persa il Brescia, l'ha vinta il Parma, perché qui stavamo già disquisendo sulla forza del Parma, questo carattere, la squadra non demorde mai. Brescia però ha qualcosa da recriminare. Massimiliano Germi, Leonardo sottolineava l'espulsione di Ward, che effettivamente ha indirizzato la partita, perché poi su quella fascia lì arriva il gol, no? Sì, quasi immediatamente, però a me piace più pensare che l'abbia vinta il Parma, che non perse il Brescia, che peraltro ha fatto secondo me davvero un'ottima partita. Cioè, te la sei proprio quando Del Prato da terzino, cioè perlomeno da parte della linea difensiva, per andare a far gol da dentro l'area, ripeto, è perché c'è uno spirito proprio vincente, indirizzato sempre alla ricerca di portare a casa i tre punti, per cui il Parma è più forte e il Brescia penso che più di questo, viste le circostanze, vista la partita, tolta l'ingenuità di War, che ha fatto un'ingenuità, e francamente hanno anche poco da recriminare sull'espulsione, perché il gesto è stato evidente, di scherno all'indirizzo dell'arbitro, e da regolamento è giusto il secondo giallo, cioè
penso che sia stato più il senso di frustrazione per una partita, ripeto, giocata bene, quasi molto bene a tratti dal Brescia contro la capolista. Leonardo, hai chiuso nei tempi giusti perché ci toppano e abbiamo un ospite, il super ospite di questa puntata, quindi con il contributo di Carletto in regia direi di far entrare con un bel applauso anche Alessandro Budel, ex centrocampista di Parma. Ciao Ale. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Bello ritrovarti, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. Stavamo un po' rompendo il ghiaccio e stavamo dicendo, grazie al commento di un amico da casa che ci ha scritto sui social, il Parma fortissimo, non molla mai fino alla fine. E ora arriviamo anche all'aspetto statistico dei punti fatti dopo nella zona Cesarini, chiamiamola così, però forse il Brescia l'ha persa lui questa partita. Dove sta la verità, Ale? Tu che sei doppio ex, quindi non puoi esimerti da fare critiche. No, assolutamente. Ma intanto io ho visto un po' gli highlights, ho visto la partita a spezzone, l'ho vista fin dall'inizio, però riguardando un po' le azioni dominanti della partita, credo che comunque il Parma alla fine, anche soprattutto nel primo tempo, abbia anche meritato comunque il vantaggio. Probabilmente poi quell'errore di Papetti ha poi favorito il ritorno anche del Parma in partita dopo il vantaggio raggiunto dal Brescia. È normale che per il Brescia era un punto importante, era una partita fondamentale e comunque il Parma in qualche modo riesce sempre a portare a casa il risultato. Credo che quest'anno la vera metamorfosi del Parma sia nella mentalità, no? Ha capito come funziona la Serie B, tutti i giocatori sono applicati in questa categoria e sta solo dimostrando oggi le caratteristiche e le qualità che ha sempre avuto. Ecco, infatti alle tue parole si ricollega anche questo messaggio di Marco, ne scrive due in realtà, numeri interessanti, ma dice: una squadra che al 90° ha un difensore centrale che va sulla fascia, cerca il terzino destro che fa l'attaccante, questa è una mentalità vincente. Cari ospiti, io vi dico così intanto per farvi discutere, il Parma ha conquistato 12 punti dall'86° in avanti, quindi questo a testimonianza di quanto stavate dicendo e su questo credo che i pareri siano tutti concordi, no? Merito, partendo da Alessandro Budel, merito dell'allenatore Fabio Pecchia, che ha inculcato una mentalità diversa rispetto agli anni scorsi. Sì, credo di sì, assolutamente. Io, secondo me la conferma di Pecchia è stata determinante. Questo è un allenatore che ha esperienza, è capace e soprattutto si è visto mese dopo mese i miglioramenti del Parma. Ripeto, l'anno scorso comunque è partito male, ha rodato la squadra per poi arrivare comunque a risultati importanti durante l'anno, poi quest'anno invece sta davvero facendo la differenza. Quindi credo che quest'oggi il lavoro di Pecchia stia dando i risultati previsti fin dall'inizio, quindi credo che siano assolutamente meritati i complimenti a questo allenatore. Breve giro di opinioni con gli altri ospiti, partendo da Manuel Montali, responsabile del settore giovanile dell'Entella. In questo caso, prima però guardiamo il meme che ci ha preparato il nostro regista. Le partite del Parma sono come i film della Marvel, quando sembrano finire arriva l'easter egg gol. Sì, la sorpresa finale nell'uovo di Pasqua, che ormai visto che siamo anche in tema. C'è sempre. Manuel, però, questa sorpresa finale, l'architetto è Pecchia. Sì, assolutamente. Credo che il Parma sia un esempio di come l'allenatore possa rappresentare un valore aggiunto nella gestione complessiva della stagione. E anche questi gol negli ultimi minuti, come dicevamo prima, si spiegano solo con una squadra che ha acquisito convinzioni forti e insomma, quindi la strada mi sembra quella buona per poter arrivare fino in fondo, e Pecchia sicuramente è l'artefice di un gruppo che sta consolidando una mentalità importante, quindi insomma sicuramente credo che si debba dare meriti all'allenatore più che in altri casi. Max Zermi, Leonardo Gabelli, voi cosa ne pensate su questa cosa? Io ti dico solo questo: se uno guarda prende un paio di esempi, giorno d'andata sei andato a Pisa, la terza di campionato, sei rimasto 11 contro 10, hai fatto fatica. Adesso
è evidente l'evoluzione. Aspetta, mentre a Pisa hai subito il gol dell'1-1 giocando 11 contro 10, adesso non solo non subisci, vinci in superiorità numerica. E se vai a guardare la partita di Cosenza dell'andata in cui rimani in 10 al sesto minuto e difendi il risultato, è evidente che questa squadra ha mentalità vincente. Sono due esempi, ma poi ce ne sono tanti altri. Leonardo, ti faccio concludere questo giro di opinioni. Ma io dico, provo ad aggiungere qualcosa, nel senso che secondo me è un anno di purgatorio dopo la scorsa promozione bancata in Serie B, quando ci si ambiva, abbia fatto bene non solo ai ragazzi alla crescita, ma anche all'allenatore, anche a Pecchia. E devo dire che secondo me è stata fondamentale anche la società che ha fatto cerchio attorno al gruppo squadra, intorno all'allenatore. Già quest'estate c'era un clima serenissimo che secondo me ha consentito di poter lavorare al meglio. E l'abbandono, tra virgolette, l'addio a due senatori come Buffone, come Vasquez, penso che abbia responsabilità. C'era anche questo messaggio a proposito di Buffone, esatto. Del tuo omonimo, esatto. Le partite vinte all'ultimo minuto forse dicono che a suo tempo, ha ragione Buffone, dai 110% i tre punti non li porti a casa. Cioè, qualcosa forse l'anno scorso era andato storto, si era capito, quest'anno il gruppo rema tutto dalla stessa parte, possiamo sintetizzarla così? Mi sembra proprio di sì, e poi non ci sono protagonismi, non ci sono feticci o idoli a cui aggrapparsi o a cui fare riferimento, cioè se vinci, si vince tutti insieme. E anche Pecchia in questo devo dire che io gli riconosco la più grossa parte del suo lavoro, per quanto onestamente anche da un punto di vista tattico nelle ultime partite qualcosa di diverso l'ha proposto, però ha saputo essere guida, leader, carismatico senza mettersi davanti al carro, cioè in questo è stato veramente bravo, secondo me è veramente in gamba in questo. Onore a mister Pecchia, che chissà, magari avrà redarguito in privato anche il centrocampista talentuosissimo, bravissimo, Bernabé. Anticipo un argomento di scaletta, perché qui abbiamo Alessandro Budel, che è stato un centrocampista ricordato con tanta gioia qui a Parma, gli abbiamo anche dedicato la nostra grafica, e quindi da un regista all'altro, da Alessandro Budel ad Adrien Bernabé. Ale, parto da te, dopo aver rivisto un po' i tuoi numeri, poi abbiamo anche qualche foto da Marcord da dedicarti. Adrien Bernabé è stato protagonista di un episodio un po' controverso, no? Nel finale di partita ha acceso gli animi, si è acceso il suo e poi si sono accesi quelli anche dei bresciani, in particolare di Rolando Maran, che non è stato particolarmente contento di vederlo esultare davanti alla panchina. In questo caso ti aspetti da mister Pecchia che in privato possa redarguire o comunque tirare un po' le orecchie a un ragazzo giovane che però deve imparare certi comportamenti in campo, diciamo così? Sì, io tendo sempre un po' a, magari sbagliando, però anch'io... Oppure si minimizza e non è successo niente. No, è sbagliato minimizzare, credo che comunque vada sempre, tra virgolette, redarguito un comportamento scorretto, magari rispetto agli avversari, però è anche bello, tra virgolette, a volte il calcio, perché uno a volte non pensa, no, alle reazioni. Io sono primo che a volte nella mia carriera ha avuto delle reazioni non consone, però magari dettate più o dall'amore per la squadra dove stavo giocando, o per comunque perché ci sono dei momenti che vivi talmente tanto di adrenalina che hai degli atteggiamenti sbagliati. L'importante, secondo me, è riconoscere gli errori. Io ieri ho commentato la partita Lecce-Verona, l'allenatore d'Aversa, che voi conoscete, che ha avuto un atteggiamento, oggi l'hanno condannato tutti. È sbagliato, è giusto condannarlo, però io tendo anche comunque a giustificare, perché io sono stato là in mezzo e anche da allenatore si vivono delle pressioni e comunque dei momenti che posso capire. Uno che può avere delle reazioni sbagliate, è stato il primo a chiedere scusa, e credo che poi la condanna non deve andare avanti, è giusto dirlo, giusto ribadirlo, ma poi deve finire lì. Io credo che questo sia fondamentale, è giusto che Pecchia vada a redarguire il giocatore, vada tra virgolette a condannarlo, è giusto che lui capisca che ha sbagliato, ci sta la reazione della panchina del Brescia che tra virgolette voleva ammazzare Bernabé, il calcio a volte è bello anche per certi atteggiamenti, è giusto viverli così, ma oggi si volta pagina, perché comunque credo che a volte in questo sport, uno sport tra virgolette maschio, alcune reazioni ci stanno e forse sono anche il bello a volte di questo sport, nonostante vadano comunque condannati determinati atteggiamenti. Qui stiamo vedendo anche un altro meme dedicato un po' a quel momento. Abbiamo visto la foto del volto impietrito
di Rolando Maran dopo l'esultanza provocatoria di Bernabé. Questi sono i frammenti raccolti dal nostro Lorenzo Cattani. Posso dire solo una cosa, Lorenzo? Cioè, io darei lo stesso valore a volte di quando uno fa una sceneggiata. Ecco. Cioè, di quando uno invece viene sfiorato e sta giù delle ore, per me ha la stessa mancanza di rispetto di quando uno magari va e esulta davanti a una partita. La regia ti dedica un applauso spontaneamente, la regia. No, perché credo che anche questo sia un atteggiamento scorretto, però non ha lo stesso, diciamo, la stessa risonanza che hanno invece determinati atteggiamenti dettati dall'ira, magari. Sì, anche perché poi tu che hai vissuto il campo, a volte, cioè, si dicono, no, delle cose di troppo, in quel momento è difficile usare la parte razionale, e poi quando c'è un'esplosione di gioia come quella del Parma all'89esimo esce un po' tutto. Ecco, Roberto Maini dice, ma sbagliato cosa? Non è mica ginnastica artistica. Però alla provocazione che sicuramente Bernabé ha subito, ha fatto seguito una provocazione dello stesso Bernabé che ha acceso gli animi e soprattutto è costato un cartellino giallo al numero 10 del Parma, che ora è in diffida, quindi alla prossima ammonizione salterà una gara. Sempre con te, Ale, poi facciamo un giro brevissimo con gli altri, da calciatore e da centrocampista, che consiglio daresti a Bernabé? Cioè, tu che sei stato e hai qualche anno in più e sei stato un grande centrocampista, hai fatto la tua ottima carriera tra Serie A e Serie B. Bernabé in questo momento è un bel talento, che però gioca in una squadra di Serie B. Beh, però gioca in una grande piazza, quindi comunque che probabilmente l'anno prossimo sarà in Serie A. Io credo che abbia la possibilità di vincere un campionato, di mostrarsi all'altezza di una categoria superiore, secondo me ha tutte le qualità per farla, questa qua, quindi credo che sia arrivato il suo tempo, e comunque farla in un posto dove ti vedono bene, dove hai vinto un campionato, è sicuramente meglio che farlo magari da neo arrivato in un'altra squadra di Serie A, quindi secondo me l'anno prossimo avrà una grande occasione di vederlo in un'altra, chissà, un'altra categoria, ce lo auguriamo. Sempre su questo tema di Bernabé arrivano messaggi. Marco Riccobono: Bernabé esulta su un gol al 90esimo senza mancare di rispetto a nessuno, scivola verso una panchina senza fare gesti o altro, spiegatemi l'errore, abbiate pazienza. Guarda, Marco, non è proprio così, credo. Manuel, Max e Leonardo, vi chiedo di interagire anche con i nostri ospiti, anche in relazione a quello che ci ha detto il nostro ospite Budel. Sì, io sottoscrivo quello che ha detto Alessandro Budel prima, sono d'accordo, nel senso che il gesto è così, sicuramente dare da arguire, un gesto non un buon esempio, e nello stesso tempo può capitare, e nello stesso tempo ci sono anche cose molto peggiori. Alessandro citava i simulatori, ci sono anche ovviamente, insomma, entrate o situazioni di gioco decisamente meno rispettose di quella di Bernabé, quindi una cosa che non va bene, sono sicuro che la società glielo farà notare, poi però non ingigantirei la vicenda oltre misura. La chiuderà sicuramente poi Pecchia, o lo avrà già fatto negli spogliatoi con il giocatore. Vi faccio dire la vostra, perché mi sembra corretto e democratico da parte di un conduttore democratico quale sono io, Max Germi, Leonardo Gabelli. Allora, io sposo in pieno tutto quello che ha detto Alessandro Budel. Uno, perché io ricordo un episodio che aveva coinvolto lui, se non ricordo male era un Parma Albino Leffe, anno di Guidolin. È vero. Era iperfischiato, ha segnato, ha fatto il gesto dell'orecchio, apriti cielo, ma aveva ragione lui. Cioè, adesso un po' va bene, ma ci sono dei limiti. Bernabé, il suo gesto è più un problema di inopportunità, non ha fatto assolutamente niente, glielo dici, stop. Stesso discorso vale per D'Aversa. Sì, ha sbagliato tutto quello che si vuole. Secondo me nel caso di D'Aversa è stato peggio la toppa del buco, perché lui è andato in televisione ed è forse era bene che stesse ad ascoltare cosa avesse l'intenzione di tirare fuori. Però è molto peggio, dal mio punto di vista, che ci sia un calciatore che sta facendo la Serie B in questo momento e che è stato condannato per essersi venduto una partita con un autore. Un allenatore. Io parlo di un giocatore che sta giocando. Okay. Da me è molto peggio quello. È molto peggio essere condannati per omessa denuncia. Certo. Nel campo possono succedere tante cose,
sappiamo tutti che si sbaglia, diciamo, le persone sono persone, non è che... Hey Max, facciamo? La chiudiamo con una battuta molto divertente, anzi, due battute che ci sono arrivate in questi secondi. Da YouTube Alessandra dice: col campo bagnato la scivolata è stata più lunga di quello che pensava Bernabé, e addirittura Damian Yamik immagina: Bernabé in realtà voleva scivolare sotto la curva del Parma, solo che è partito troppo presto. Ecco, direi che con l'ironia, grazie regia che sottolinea queste battute sarcastiche, con l'ironia si può andare avanti e prendere le cose anche meno sul serio, però era anche giusto sottolineare un episodio che di certo non ci è piaciuto. Alessandro Budel, intanto guardiamo poi anche qualche tua immagine del passato in maglia Parma, abbiamo visto i tuoi numeri. Ti chiedo cosa ti è rimasto della triplice esperienza parmigiana, perché tu sei stato nel 2004-2005 nell'anno dello spareggio salvezza, poi sei tornato per portare la squadra in Serie A l'anno della Serie B con Guidolin, prima con Cagni, poi con Guidolin, e poi sei rimasto anche l'anno successivo in Serie A. Vabbè, è stata una bellissima esperienza, la prima anche un bellissimo ricordo, comunque, perché al di là poi del raggiungimento della salvezza, avevo anche giocato in Coppa UEFA, avevo fatto gol, avevo l'esordio, quindi l'ex Coppa UEFA, no, non Europa League, sì, sì. Quindi sicuramente era un bel ricordo, una piazza molto importante, anche se poi era in un momento difficile, no, a livello economico, quindi assieme a tanti grandi giocatori che erano lì, eravamo arrivati dei giovani, diciamo, di prospettiva, quindi è sicuramente... Quella con Cagni era un giocatore diverso, naturalmente venivo dalla Serie A, quindi ero stato chiamato da Cagni per venire a Parma, io venivo da Empoli, che avevo appena fatto la Serie A, quindi è stata una bella esperienza, perché poi siamo riusciti alla fine a vincere il campionato e Parma sembra una piazza, tra virgolette, di una città comunque relativamente piccola, invece ha dimostrato tanto calore in quella vittoria del campionato. Mi ricordo ancora la piazza era gremita, c'era una marea di gente, quindi veramente vissuto in maniera bella e calorosa un avvenimento comunque storico, perché la vittoria di un campionato è sempre un qualcosa di particolare, quindi ho un bellissimo ricordo. Poi l'anno dopo io andai via a gennaio e andai a Brescia, dove poi appunto vinsi il campionato anche lì e poi rimasi lì in Serie A, quindi sicuramente Parma è stata una delle tappe fondamentali della mia carriera. Ti abbiamo definito il regista, perché pensavamo alla mente di quel centrocampo che poi ha vinto il campionato di Serie B, potremmo anche definirti l'uomo delle promozioni, perché poi se non fosse la Parma eri riuscito a vincere il campionato di Serie B. Leonardo, Max e poi anche rivolgo la parola a Manuel Montali, se volete interagire con il nostro Ale Budel, una curiosità che vi può legare. So che Leonardo aveva la collezione delle figurine, non so quante volte l'avrà trovato Ale Budel. Io Budel me lo ricordo anche con la maglia crociata e nelle figurine, me lo ricordo. E però io vorrei fargli i complimenti per un'altra cosa, perché dopo la carriera da calciatore io lo sto apprezzando, oltre che come calciatore, che secondo me è stato molto sottovalutato, anche nella sua carriera... Bel mancino. Secondo me è uno dei più sottovalutati che siano passati da Parma, però è una mia opinione, le opinioni sono come le palle, ognuno ha le sue. Però io è Clint Eastwood, non è mio. Lo apprezzo molto nelle sue vesti, diciamo, da opinionista e commentatore, perché in un mondo che come quello calcistico, che vive di eccessi, di superlativi, e fanno a gara chi urla di più, lui invece mi sembra sempre molto... garbato, composto, discreto nei giudizi, insomma sono qualità che io apprezzo anche oggi. E volevo chiedergli anche se è così pure nella vita di tutti i giorni e quanto questo possa aver inciso nella sua carriera eventualmente da calciatore. No, beh, tanto ti ringrazio, mi fanno piacere le tue parole, soprattutto adesso se da commentatore, se viene apprezzato mi fa piacere. Io faccio tante cose adesso, quindi io soprattutto adesso ho un'azienda, quindi di pelletteria, un'azienda storica di famiglia, quindi hai il padel? Ho il padel. Il padel che ci nasco con Amoruso, che è venuto a trovarci 2 settimane fa. Quella è la seconda carriera al padel, quindi ormai siamo tutti noi ex che non ce la facciamo più, ci siamo buttati in uno spazio più ridotto, quindi vogliono una Bu del TV. Ci divertiamo lì. Però il commento è una bellissima passione che sto coltivando e mi permette di rimanere dentro al mondo del calcio. Probabilmente se non avessi avuto appunto
possibilità di andare avanti nell'impresa, credo che avrei fatto allenatore, perché a me sarebbe piaciuto molto rimanere sul campo. Il fatto di commentare mi permette di vivere ancora lo stadio, di stare a contatto ancora col calcio vero, no? Quello che praticamente... Alessandro, scusa l'interruzione, tu avevi iniziato la carriera di allenatore nel 18-19, ti ricordo come vice alla Feral Pisalò, che tra l'altro sarà il prossimo avversario del Parma. Quindi... Sì, ho avuto una parentesi perché ero comunque giocato a Parma con Damiano Zenoni, che ai tempi allenava la Feralpi, e visto che eravamo comunque amici, avevamo un bel rapporto, mi aveva chiamato a fare il secondo con lui. Quindi anche quella è stata una bellissima esperienza. Mi sarebbe piaciuto fare allenatore, poi la vita poi ti porta a delle scelte, quindi ho deciso di fare altro, però senza calcio onestamente avrei fatto fatica, perché per me il calcio è sempre stata una grande passione, quindi vivevo di calcio, io veramente sono grato di aver potuto fare il calciatore, di aver fatto di una passione un lavoro, per me era veramente, peccato veramente che non riesco più a giocare, faccio fatica a livello fisico, perché oggi mi piacerebbe ancora andare avanti a giocare, avrei giocato tuttora. È stata veramente una grande fortuna, ripeto, quindi poterlo commentare mi permette davvero di andare avanti e di coltivare questa passione. Si capisce e la trasmetti con i tuoi commenti, con le tue cronache, le tue telecronache. Matteo Rossetti ci svela un suo aneddoto da YouTube. Nell'anno della B, alle Budel mi costò un'accesa discussione con un tifoso criticone nella partita contro l'Empoli. Lo criticavano al quinto del primo tempo e poi lui tirò fuori il coniglio dal cilindro. Io l'avevo detto che era un bel sinistro Budel. Domanda di Maurizio Marchinetti per Budel: come si ferma un giocatore molto bravo tecnicamente? Perché fa un discorso prima il nostro presidente del Parma Club Fidenza, Bernabeu, bersaglio di tutti i Fabri Ferrai, Maran al suo ingresso si sarà raccomandato con i suoi di non lasciarlo partire. Ecco, come si ferma Budel? E Budel, come si ferma Bernabé, quindi uno bravo tecnicamente? Ce lo dice Budel, che era bravo tecnicamente. No, un giocatore forte assolutamente tecnicamente, e naturalmente gli si appiccica un uomo addosso, poi quando fai il regista non è facile, non è che tanto spazio di manovra, quindi smarcarti non è mai molto facile, devi avere la fortuna di avere delle mezzali altrettante brave qualitativamente, che magari riescono a venire a posto tuo, tu vai via, porti via lo spazio, magari ti alzi un po'. Ma è molto importante avere intesa con le altre due mezzali, credo che quello sia determinante nel favorirti e nel portare magari in giro il tuo marcatore. Manuel, passo la parola a te, poi salutiamo Ale Budel che ci deve lasciare, però una considerazione magari alla via Cosentella. Sì, io... Sono un allenatore, ecco. No, io lo ricordo non solo come un ottimo giocatore, ma anche come un avversario dell'Entella. Credo con la maglia della Pro Vercelli, se non sbaglio. È possibile, Alessandro? L'ultimo anno, sì, l'ultimo anno. Prima di smettere ho giocato un anno a Vercelli. Sì, sì. In B, lì è ad avversario dell'Entella, ricordo sì, ancora. La partita. Sì, credo che ci sia sempre bisogno di giocatori come lui, cioè di giocatori che sanno far giocare la squadra, che hanno buona tecnica e sono un po' delle merci rare, un po' in via d'estinzione. Adesso si prediligono altri tipi di giocatori, magari con dell'atletismo più dominante, ma in realtà giocatori che un po' anche come Bernabé, che abbiamo citato più volte, insomma se ne sente un gran bisogno, dai. Calcio molto fisico quello di oggi, però Ampo 60 su YouTube dice Budel nel Parma attuale farebbe un figurone. Chiaro, parola in via di estinzione per me, riprendendo quello che diceva Manuel, secondo me il registi puri io non ne vedo più tantissimi, cioè, onestamente. Quindi il calcio oggi, però sono fasi. Io mi ricordo quando ho iniziato a giocare, era una fase dove non c'erano più i registi, e quando ho iniziato era pieno, mi ricordo anche in B era pieno, Italiano, Bernardini, Gallo, tutti i giocatori che giocavano tra l'A e la B, ed erano giocatori determinanti in tutte le squadre, senza parlare dei Corini, cioè Baronio, trovare quei ruoli lì è comunque difficile, no? Trovarne tanti, certo. I registi pure. E intanto ho fatto un figurone anche stasera a Parma Talk, Ale Budel, che ringraziamo per essere tornato a trovarci, è un nostro amico, e cioè, nell'occasione era questa perfetta tra Brescia e Feral Pisalò, due sue ex squadre, il Parma però gli è rimasto nel cuore, lo sappiamo. Ale, ti ringraziamo per essere stato grazie a voi. Le tue attività, con le tue cronache con DAZN, da commentatore tecnico, ti ascolteremo, ci sentiamo e chissà che non ci rivedremo su qualche campo. In bocca al lupo,
per il campionato. Grazie. Mi raccomando, grazie, grazie a tutti Budele per essere stato con noi. Anche ciao, ciao, a presto. Che hanno interagito con lui, che lo hanno insomma cercato. E arriva una domanda adesso per Budele: Hernani, Cipriani e Bernabé possono fare una buona Serie A secondo il suo punto di vista? È appena andato, peccato Gaetano, però magari giriamo questa curiosità ai nostri amici, rispettando sempre la scaletta. Allora, abbiamo anticipato il tema Bernabé, parliamo però anche della cosa veramente positiva che mi è rimasta, ci è rimasta negli occhi, quando si dice Manuel Montali che il miglior attacco è la difesa, vedere all'ultima azione Osorio che pensa di fare il terzino destro, pensa di fare un cross che non gli è mai riuscito, probabilmente in vita sua gli esce un cross pazzesco, e Del Prato che fa il centravanti. Sì, sì, credo che però anche questa cosa sia un po' da ricondurre all'idea che dicevamo prima, cioè di una squadra che ha voglia di risultato, e quindi più che ha delle alchimie tattiche, c'è proprio la voglia in questo momento della squadra di buttare il cuore oltre l'ostacolo, con la consapevolezza che molto spesso gli eventi ti stanno dando ragione, ecco. Quindi come hai detto tu, insomma, un evento abbastanza improbabile, il cross di Osorio, il colpo di testa di Del Prato, però è il segnale che tutti vogliono prendere parte alla testa della classifica, ed è, direi, una cosa che, fossi al posto di Pecchia, mi lascerebbe molto molto incoraggiato, ecco. Max Germi, tu cosa ne pensi? E soprattutto, sarà stata una coincidenza anche il fatto che a segnare contro il Brescia siano stati i giocatori, quei due giocatori premiati prima della gara per le loro 100 presenze in maglia crociata? Qui vediamo la foto insieme a Roel Vaillens e Mauro Pedartoli, di Mann e Del Prato, appunto, che sono stati poi i man of the match della partita. No, casomai la domanda dovrebbe essere: quante volte hai visto Mann andare a pressare il difensore centrale dell'altra squadra? No, perché poi sta lì, cioè, nel senso, io ogni volta che vedo giocare il Parma con i quattro attaccanti, che poi dipende sempre dall'interpretazione, sono lì che dico: ma guarda te, questi qua che non fanno mai mezza volta la fase difensiva. Però c'è da dire che Mann non è che abbia mai eccelso nemmeno nell'attaccare il portatore di palla. Lì lo vedi che mentre parte il passaggio, parte, lo va ad attaccare e poi segna. È un fatto di ripeto, come ha detto anche Mann, correttamente, è la mentalità che è quella vincente, e nel corso del campionato questa mentalità si è modificata in senso migliorativo, aiutata anche parecchio dai risultati, perché vincere aiuta a vincere, e quando cominciano a girarti male gli episodi all'inizio del campionato, gira male. Io l'altra sera ti ho detto, no, commentando il rigore di Benedice, ti ho detto: io un rigorista che calcia i due all'ora e che deve spiazzare solo il portiere non lo apprezzo particolarmente. Ciononostante, la squadra poteva prendersi una bella mazzata, è ripartita senza fare nulla di che, nel secondo tempo si è vinto la partita. Sulla questione che si poneva dei giocatori per la Serie A, beh, secondo me il Parma dovrà cambiare tanto. Ma adesso ci arriviamo, su quel punto lì, ci arriviamo. Voglio esaurire tutte le curiosità relative alle partite, ma sul tema mercato abbiamo... e costruzione squadra abbiamo chi di dovere stasera, Manuel Montali ci può aiutare nelle nostre considerazioni. Leonardo, Mann e Del Prato, uniamo quello che ci hanno detto Manuel Montali e Massimiliano Germi, che sono stati due giocatori poi premiati appunto prima della gara, e quelli che sono andati a segno. Mann si vede il suo cambiamento già nel modo di fare pressing, nell'atteggiamento di stare in campo, va un po' a fasi alterne. Lo prendiamo però volentieri così, se i risultati sono questi: 11 gol in stagione. Sì, si è visto. Ci ha messo un po' a fare quello che ci aspettavamo facesse a livello numerico e anche a livello tecnico. E bisogna anche avere la pazienza di aspettare un giocatore che sta entrando nella piena maturità della carriera. È stata bella anche la non, tra parentesi, esultanza, perché appena dopo aver segnato, cioè, si è proprio visto che ha chiamato i compagni e ha detto: prendete il pallone che adesso dobbiamo vincerla. E è quel salto che ci si aspettava da Mann. Chissà se è un adattamento o se è proprio ormai appresa, però è stato un bel segnale. Così come la crescita straordinaria, devo dire, di Del Prato in quanto a personalità, che
di incisività, secondo me adesso è proprio un riferimento. Cioè, io onestamente, se a livello caratteriale potevo avere ancora qualche dubbio sulla fascia del Prato, adesso è un giocatore veramente veramente importante. Perché non è un caso che ti faccia due gol all'ultimo Pisa e l'ultima contro il Brescia, che favorisca l'autogol sempre al 94esimo. Insomma, del Prato è un giocatore diventato, secondo me, un giocatore importantissimo. Anche lui non ha mai assaggiato là, però mi sembra pronto. E su Osorio, io Osorio non vorrei che lo stessimo... Diciamo due parole anche per il buon Osorio, che... Sì, non vorrei che lo stessimo sottovalutando troppo, nel senso, chiaro che non stiamo parlando di... No, non c'è questo rischio. No, ma chiaro che non stiamo parlando di Baresi, però... A parte che ha vinto tanto, e anche lui giocatore maturo, l'ultima partita non l'ha fatta male. Il Parma difende in maniera molto difficile per i due centrali, perché hanno accettato l'uomo contro uomo dietro praticamente per tutta la partita. Hanno difeso due, una metà campo intera. Insomma, poi è chiaro che sei prono ad errori. Ripeto, non stiamo parlando di un fenomeno, un giocatore che ti garantisce una prestazione mai troppo lontana dalla sufficienza, perché di grossi picchi non ne ha avuti, però insomma anche la personalità, capita la superiorità numerica subito dopo l'espulsione, dici ma sì, adesso vado e faccio il cross, insomma questo gli va riconosciuto. Sì, sì, e poi per chiudere su Del Prato, abbiamo visto anche l'ennesimo meme di questa puntata, decisivo nei minuti finali, è un titolo questo che possiamo dire, l'uomo del destino, Enrico Del Prato, da bergamasco, segna al Brescia. Sappiamo che non gli piace che sia ricordato, però effettivamente la carta d'identità non mente sul luogo di nascita, e l'ha anche ammesso lui poi a fine partita in conferenza stampa, dice sì, effettivamente aver deciso questa partita per me è un motivo di orgoglio. Massimiliano Germi, sugli ultimi aspetti dei giocatori, della squadra, ce n'è uno in particolare che merita secondo me una menzione, perché è tornato a giocare dopo tempo immemore. Ora ti faccio anche sapere quanti giorni erano trascorsi dalla sua ultima apparizione in campo, e sai già a chi mi sto riferendo, a Vasilenko Zagaritis, che aveva giocato l'ultima partita, se non erro, contro la Sampdoria, ma non quella di Marassi, bensì quella al Tardini, e poi ha avuto uno scampolo di partita a novembre in Coppa Italia contro Lecce per una ventina di minuti. Sì, sì, ma te l'ho detto anche dopo la partita, secondo me ha fatto più Zagaritis in 20 minuti che quello che è stato schierato titolare in una partita intera, ma non è per essere... Non giocava da 166 giorni in campionato. Non è per far polemica, ha fatto una diagonale che sostanzialmente vale un gol in difesa. Sì, al 95esimo, in pieno recupero. Ma prescindere da quello, cioè, poi ripeto, l'allenatore vede i giocatori tutti i giorni, li prepara, conosce le dinamiche. Credo però che lui tutte le volte che è stato chiamato in causa abbia dato tutto, quindi io penso che avrebbe meritato qualcosa di più. Poi andrà via parametro a fine anno, giocherà ancora il Parma, non lo so, però secondo me era un giocatore che avrebbe meritato un po' più di fortuna. Intanto si candida sicuramente per una maglia contro la Ferrari Pisalò, al di là se da sinistra vuoi fare un cross in mezzo e non c'è Dichiara, certo non li fai fare a Koulibaly, questo direi, appunto, sfruttando il momento non brillantissimo di condizione di Koulibaly, che anche a Terni è stato il punto debole di quel pomeriggio del Parma. Ansaldi, che sta rientrando dall'infortunio, appena rientrato in gruppo, non so se sarà già pronto per giocare a Piacenza contro la Feralpi, quindi Zagaritis, che è tornato in auge, potrebbe meritarsi uno spazio. Chiedo a Manuel Montali se un giocatore in scadenza di contratto, quando siamo all'11 di marzo, è tagliato fuori dai progetti, oppure se può anche essere una risorsa per questo rush finale, al di là se poi il Parma gli proporrà o meno il rinnovo, come ci chiede Gaetano. No, ma io credo che a questi livelli di professionismo non ci siano questo tipo di calcoli, quindi
credo che adesso tutti siano così molto concentrati e con un focus ben chiaro, che è quello di difendere il primo posto in classifica. E anzi, come dicevi tu all'inizio, la profondità della rosa del Parma non potrà che essere d'aiuto nel momento chiave della stagione. Il Parma ha effettivamente un parco giocatori molto ampio, e questo dovrà rappresentare un vantaggio, ecco, in questa fase decisiva della stagione. A proposito di mercato, visto che abbiamo accennato al tema delle trattative, l'estate sta per arrivare, il Parma, se la classifica non dovesse subire dei ribaltoni ormai inaspettati, quando giocheremo la 30ª giornata fra pochi giorni, il Parma ha 6 punti in più della seconda e 8 in più della terza. Si prepara Manuel Montali a una probabile Serie A. Insomma, il cammino del Parma di Pecchia ci sta dicendo questo, anche perché sono arrivate soltanto 3 sconfitte. Quindi, ecco, grazie Carletto che ti suggerisce giustamente un po' di scaramantia. Siamo anche realisti. Il vantaggio sul terzo posto inizia a essere cospicuo. Addirittura sono 10, se non erro, i punti sul quarto, che è il Como. Il Parma, qualora dovesse fare la Serie A, tu da addetto del settore, come lo vedi? In che posizione di forza lo vedi nel mercato italiano? E soprattutto, questa squadra quanti ritocchi deve fare in caso di promozione in Serie A? Ma partiamo dal presupposto che la Serie A non è la Serie B, e questo, insomma, deve essere un dato chiaro per tutti, perché pensare di affrontare la Serie A con l'impianto tecnico della Serie B rischia di mandare un po' fuori giri anche una squadra che ha fatto bene. Quindi i ritocchi serviranno, qualche giocatore che mastica la categoria, in quel caso della A, nel caso sarà necessario, però credo anche che la società abbia dato dimostrazione in questi anni di avere di tenere la barra dritta, ecco, e quindi di riuscire ad avere delle idee che riescano a farla distinguere un po' anche in Serie A. Quindi, secondo me, ecco, l'impressione che ho io è quella che il Parma, qualora dovesse arrivare questa agognata Serie A, continuerà ad esempio la linea verde, continuerà a cercare di lanciare dei giocatori giovani, guarderà molto al mercato internazionale e quindi cercherà di proseguire su questa linea. Credo anche però con la consapevolezza che in A poi ci vogliono dei giocatori diversi a quelli della B. Qua Angelo già ci scrive: in A serve intervenire, per il resto in difesa serve intervenire, per il resto vedo ragazzi molto pronti. Al contrario, l'altro amico Nicolo Gaddi ci suggerisce il modello Monza, che il primo anno non aveva cambiato tantissimo. Inseritevi Massimiliano, Leonardo, su questo tema. Manuel Montali ha tracciato la strada. Dibattiamo su questo argomento. Tu cosa ne pensi? Parto da te, Massimiliano. Allora, credo anch'io che il Parma continuerà a cercare giocatori da valorizzare. Credo però che l'esperienza degli ultimi 3 anni insegni che i giocatori, quando arrivano molto giovani, soprattutto dall'estero, abbiano bisogno di tempo. Quindi forse l'unica cosa che non hai è il tempo. Prendo Manuel, perché poi, vabbè, chiaramente conoscendolo bene, prendiamo l'esempio Kulusevski. Questa società, quando Kulusevski fu comprato dall'Atalanta, non per una cifra clamorosa, potrebbe anche acquistare questi giocatori. Io ricordo più di una volta, quando abbiamo parlato con Manuel ha detto: la società è una società che si pone come serio competitor a livello internazionale, cioè quando devono arrivare dei calciatori di prima fascia, il Parma c'è. E questo credo che... Però sottolineiamo. Lo può dire meglio Manuel di me. Il Parma c'è, il Parma è una società seria che è presente. Credibile, quindi credibile agli occhi degli altri. Sì, e l'unica cosa però, l'esperienza insegna che prendere dei giovani può essere pericoloso, e soprattutto, sì, probabilmente alcuni giocatori della rosa del Parma possono giocare in Serie A, ma ne servono anche già di pronti,
per la Serie A. Magari non gente di 30 anni, forse qualcuno, ma servono giocatori e magari anche italiani. Gente. Prima di andare da Leonardo Gabelli, facciamo replicare di nuovo Manuel Montali se vuole aggiungere qualcosa in relazione a quello che diceva Massimiliano. No, no, beh, è così, nel senso che il Parma è diventato un come dire, si siede ai tavoli importanti quando si tratta di riuscire ad acquisire dei giovani di primissima fascia a livello europeo. E questo credo che sia un filo conduttore che continuerà o continuerebbe anche in caso di Serie A. Ecco, su questo credo che non ci siano tanti dubbi. Poi sta, diciamo, anche alla bravura dello staff tecnico e in parte anche di quello dirigenziale di capire se l'allestimento della rosa poi è adeguato ad affrontare un campionato impegnativo come quello della Serie A, o molto più impegnativo della Serie B. Quindi secondo me dovranno trovare un punto di caduta tra continuare coerentemente la linea che si sono dati, cioè di giovani di alta fascia, anche possibilmente valorizzabili, e però poi abbinati a comunque dei giocatori che possano garantire alla squadra poi di competere per la salvezza. Ecco, mi immagino io almeno all'inizio. Sì, almeno il primo anno solitamente il percorso è quello. Poi rispondiamo alla domanda di Gaetano, che ho visto arrivare in sovraimpressione, se le spese sul nuovo stadio potranno incidere. No. Assolutamente. Non incideranno sul mercato? No. Manuel Montali? Non credo nemmeno io, perché la proprietà ha fatto tanti sforzi, non credo che dovesse, ripeto, raggiungere l'agognata Serie A, si metterebbe a risparmiare. Cioè, faranno delle cose però con una linea dirigenziale, ripeto, già tracciata, ecco, quello sì, non credo a un cambiamento di rotta improvviso. Devo restare da te però, perché hai detto un'altra cosa interessante che mi fa scattare l'ennesima domanda. Bisognerà costruire una squadra secondo dei criteri che Krause sicuramente ha già in testa, ma chi la costruirà questa squadra? Perché Mauro Pedarzoli ha il contratto in scadenza. Beh, vabbè, però insomma io credo che tutta il board dirigenziale che dovesse finire così il campionato avrebbe portato la squadra in Serie A, credo che comunque insomma, meriterebbe la riconferma. Ecco, quindi adesso non entro nelle dinamiche, diciamo, di rinnovi contrattuali, così, però mi sorprenderei, ecco, se vedessimo cambiare la squadra dirigenziale del Parma e anche ovviamente la guida tecnica. Leonardo, su tutti questi temi di cui abbiamo discusso, soprattutto anche su quest'ultimo punto del futuro di Mauro Pedarzoli, perché è ora che incominci a parlarne. Siamo a metà marzo, il rinnovo ancora non arriva, però come dice Manuel Montali, cioè, se Parma vince il campionato, la squadra è stata anche costruita da questo direttore sportivo, che quindi è meritevole di una riconferma. No, ma ti dirò di più, comincerebbe ad essere una posizione anche scomoda in ottica del mercato futuro, perché il calciomercato non un dirigente, un direttore sportivo, non penso proprio che lo cominci a giugno o a maggio. Cioè, secondo me devi già... non dico aver intavolato qualche trattativa a marzo, però le idee su come muoverti un pochettino sì. Detto che dalle venture americane ci si può aspettare un pochettino di tutto, però sicuramente Pechia, ma io credo che tutto l'apparato dirigenziale, come diceva Manuel giustamente, meriti la riconferma, anche perché è stato fatto un lavoro di valorizzazione anche a livello del parco giocatori, a livello societario, insomma, cioè quest'anno arriva a coronamento di un percorso che merita una ricompensa anche a livello contrattuale. Per quanto riguarda il mercato, invece, proprio fattualmente ti dico che io sarei molto stimolato nel fare il mercato del Parma, ma allo stesso tempo penso che sia anche un mercato molto difficile, perché le finanze immagino che siano quelle che sono. La squadra gioca bene, nel senso che si sono affinati e collaudati i meccanismi tra giocatori, in cui potrebbe diventare difficile anche inserirne nuovi, e al tempo stesso non saprei dare una valutazione né globale né in alcuni casi singolarmente se i giocatori siano pronti per la Serie A. Come prima cosa vanno confermati tutti i punti fermi, poi dopo tu quali individui, però iniziamo a fare anche qualche nome che i nostri amici da casa, e questo guarda, è il discorso. Guarda io ti dico per quanto... Per quanto
non so quanto possa piacermi Cicizzola, però bisogna vedere il suo impatto anche a livello dello spogliatoio, a livello della costruzione, cioè è una figura importante secondo me Cicizzola, per cui andare a gamba tesa e sostituire il portiere è già una valutazione che mi permetterei di fare, se giusta o sbagliata. Poi dopo i nomi sono quelli, Cercati va confermato, Del Prato va confermato, Estevez, Bernabé, Mann, Benedijak, Bonny, questi sicuramente per me sono i nomi da cui ripartire. Qui bisognerebbe garantire loro di poter crescere in tutta tranquillità, perché anche giocatori forti come Bernabé non sono mai stati provati nei campionati di massimo livello. Dunque avrebbero bisogno di una chioccia in un certo senso. E o puoi permetterti di andare a prendere dei giocatori sicuri, giovani ma sicuri di rendimento, e questo, per quanto il Parma io credo abbia un appeal molto forte anche a livello internazionale, non so se ne abbia le risorse economiche, perché il mercato dei giovani comunque si è espanso e non costano più due noccioline come magari era una volta, è difficile andare a trovare giocatori che nessuno ha visto, insomma ci sono tante cose, e per quanto a me piacciono poco ti direi che anche i prestiti in questo caso potrebbero non essere un'eresia per andare a valorizzare giocatori non tuoi, però insomma possono aiutare, opportunità che magari arrivino, alla quale Krause non si è abituato, no, si sono d'accordo, anche perché andato sugli acquisti definitivi. No, non crea valore alla tua società andare a prendere un giocatore in prestito, però per dire, dovessi tamponare un'esigenza di rosa, allora non mi farei scrupolo. Oppure vedo, cioè per esempio, non si sa ancora con precisione, forse tranne la Salernitana, direi, quali squadre retrocederanno dalla Serie A, e allora lì secondo me qualche colpo si potrebbe anche tentare di piazzare. Sono in ballo alcune squadre che ne so, come il Sassuolo, che bene o male hanno cercato i giocatori della Serie A. La sì. Filosofia del Parma, poi giocatori giovani, magari non di grido, che però potresti andare, non lo so, penso a Matheus Henrique, che non so se farebbe la Serie B, tanto per dire un nome che mi è venuto in mente, no? E insomma è un mercato complicato, complicato ma stimolante. Io andrei a prendere sicuramente un centrale difensivo, perché io Osorio ho detto che secondo me rischiamo di sottovalutarlo eccessivamente, non che sia forte. E poi ragazzi, io sono innamorato dei centrocampisti, secondo me il Parma ha bisogno di un grande numero 8, faccio un nome, il Marco Parolo della situazione, che ti faccia la doppia fase, perché il Parma è molto sbagliato. Prima mi dicevi, a proposito di numeri 8, dicevi nello scheletro della squadra da riconfermare, hai fatto il nome di Estevez, che ha proprio il numero 8. Vero che i numeri 8 in squadra possono essere due, un 8 e... Ma nominalmente, Estevez è un 4. Sì, esatto, il Parma gioca con 2-4, Però c'è la maglia notte, poi in Argentina si chiama 5, è il volante, sì, okay. Comunque sì. Quello. Sì, ma è uno, che un giocatore di inserimento, di gamba, che vada in area di rigore e porti sì, anche e faccia la doppia fase. Perlomeno, secondo me, le più grosse carenze sono quelle. Poi dopo non ci si può aspettare ad andare a prendere Loftus Cheek o chissà chi. Però no, ti direi, i buchi di rosa penso siano quelli. Rispondiamo anche a Filippo, che prima ci ha mandato questo messaggio. Noi leggiamo anche i messaggi critici nei nostri confronti. Se un cross fatto bene mette da parte i 4 anni di errori imbarazzanti, abbiamo un grosso problema nelle valutazioni di Osorio. Però Filippo, per una volta che Osorio non merita critiche, io non gli accollerei le critiche del passato. Il buon Osorio sicuramente ha dei limiti, altrimenti giocherebbe ancora nel Porto o sarebbe andato a Real Madrid. Lorenzo guarderebbe però, giocare. Osorio ha fatto un'onesta partita contro il Brescia, contro un Borrelli che arrivava da, se non era la doppietta, contro il Palermo. Stava giocando, ha giocato bene anche al Tardini. Osorio ha fatto un'onesta partita, ha fatto un bellissimo cross da un giocatore dal quale non ce l'aspettavamo, anche perché i piedi di Osorio non sono quelli del prossimo. Allora, il fatto stesso che tu dica che non te l'aspetti lo qualifica, cioè nel senso, se tu ti aspetti che uno a Osorio gli chiedo di difendere, non di attaccare, gli chiedo di prendere le palle di testa e di marcare, quindi ha fatto una cosa straordinaria, no? Rispetto sì. All'ordinario mi sembra un po' ingeneroso criticare anche oggi Osorio. Poi De Gusti, posso fare una domanda io a Manuel? Vai, no, sostituisci il conduttore, prego, va bene. Questa Manuel, è una critica. Cosa costa più o meno come investimento andare a prendere un calciatore di 18-19 anni europeo, non africano, un calciatore europeo da portare magari a cavallo tra primavera e prima squadra? Cosa può arrivare a costare?
Beh, chiaramente anche lì ci sono tante, tante fasce, insomma, nel senso che stabilire una cifra così non è semplice. Chiaramente dei giocatori internazionali, quindi anche che giocano nelle nazionali di riferimento con continuità, rischiano di costare già da 500-600 mila euro fino a, anche a qualche milione, ecco. Quindi insomma è chiaro che poi dipende anche da che nazione arriva. Ora mi pare che adesso voi siete più informati di me, ma Benedicac, quando è stato acquistato, comunque insomma fu un investimento già di un certo livello, se non ricordo male, ecco. E il Parma ci ha abituato, ecco, a questo tipo di operazioni. No, beh, anche perché il Parma ha già comprato. E poi la prima operazione andò male, che era Malisevski, che se non sbaglio seguiva anche Lentella, no? Come portiere. Certo, portiere. E poi anche Kowalski, sempre dal mercato polacco, costato anche lui credo sopra il milione di euro. Però, penso, sì, l'anno scorso. Sì. Sì, però cercavo di capire, perché poi questi... Allora, io vedo, infatti in questo senso a me non dispiacerebbe l'arrivo dei due dirigenti della Juventus, perché riconosco che la Juventus Under 23 negli ultimi anni ha presentato calciatori che, ad esempio, prendiamo Barbieri, non cito neanche Barrenechea e Suleto, quelli li lascio perdere, però per dire Barbieri in Serie B è un signor calciatore. Del Pino, certo. Sì. Tu ti stai riferendo, Max, all'area dirigenziale, che Rubini e come si chiama Tognozzi, adesso non so. Della Juve Under 23. E no, siccome la Juve Under 23, che Rubini è prima squadra. Sì, certo. Però, adesso non è per volerne male ai dirigenti attuali, che per amor di Dio sono bravissimi e non discuto, però insomma i calciatori che lancia o che vengono presentati dalla Juve Next Gen. Sì, però Max, non puoi dimenticare che un conto è quando ti chiami Juve e fai degli acquisti, un conto è quando ti chiami Parma, inevitabilmente ci sono degli squilibri, insomma, quindi non è che lo stesso dirigente può agire allo stesso modo quando agisce per conto della Juve e per conto del Parma, anche se sono dei dirigenti di ottimo livello, dei profili internazionali, mi pare che Tognozzi lavori in Inghilterra adesso, insomma comunque sono sicuramente dei dirigenti di alto livello, però ecco, non lo so, io invece sarei per una linea di continuità se fossi nella proprietà del Parma. Ho capito la tua opinione, che no, punti di vista, cioè nulla di che. Peraltro poi chiediamo, Paolo, posso chiederti una cosa io? Prego. Certo. Prego, dietro, certo. Dietro al nome di Cherubini, per dire, che è uno dei nomi più celebrati degli ultimi anni, sì, quanti altri ce ne sono? Cioè, che rete di osservazione ha la Juve e quanto di qualità rispetto a quanto possa averla il Parma, ma non perché sia inferiore in senso lato, ma per possibilità banalmente economiche. Vabbè, adesso a quel livello gli scouting staff sono tutti molto articolati, la Juve ha un tavolo di lavoro veramente massiccio a livello di scouting, che ha anche il Parma, perché so che si sono organizzati in modo molto, molto imponente. Quindi non ci sono, secondo me, delle differenze numeriche clamorose, e neanche a livello di qualità del lavoro. È chiaro che la Juve in questo momento ha ancora inevitabilmente la possibilità di accedere a dei tavoli a cui il Parma non ha accesso, ecco, semplicemente per quello. Cioè anche a livello di interlocuzione, se vai a chiedere dei giocatori o a scambiare giocatori col Barcellona o con l'Arsenal, è così, un conto è se sei la Juve, un conto se sei il Parma, che insomma in questo momento era in Serie B. Poi noi tutti ci ricordiamo anche un Parma che competeva a quei livelli con la Juve senza complessi di inferiorità, ma sono passati ai noi decenni. Sì, almeno due. Manuel Montaglio però ha lavorato anche con Beppe Marotta a proposito di grandi dirigenti, alla Sampdoria, no? Sempre lì in Liguria. Cioè, cosa ti lascia un dirigente di questo calibro? Stavamo parlando di quelli juventini che sono celebrati, ma insomma il dirigente ormai più noto a livello tecnico-sportivo nel campo, e anche finanziario, è proprio Beppe Marotta. Quindi una figura tutto tondo che sicuramente ha una rete di collaboratori che fanno anche poi le sue fortune.
Sì, senza dubbio. Credo che sia indubbiamente il miglior dirigente sportivo italiano. Io ho avuto la fortuna di lavorare con lui. C'era anche un giovanissimo Fabio Paratici con cui mi confrontavo quotidianamente, quindi era un'ottima squadra di lavoro che aveva costruito ovviamente Marotta e credo che così la sua capacità di ascoltare, organizzare delle gare fosse, sia ancora tuttora senza eguali, ecco, quindi sicuramente probabilmente magari non tutti gli appassionati di calcio sanno quanto è importante questa parte organizzativa che apparentemente non va in campo ma che poi invece ha una pesante incidenza anche sulle cose del campo che sembrano legate solo agli eventi fortuiti delle partite che sono quelli che piacciono anche a noi, ma in realtà questa parte che c'è alle spalle e che spesso in gergo tecnico viene chiamata un po' la squadra invisibile ha un'importanza decisiva. Poi un'importanza ce l'hanno anche i tifosi, qui arriviamo all'ultimo punto della scaletta di oggi prima di chiudere, perché come sempre andiamo in zona Parma anche noi, in zona Parma Talk, la zona Cesarini, minuti di recupero. I tifosi che chiedo prima di tutto a Leonardo Gabelli, poi ai nostri tifosi Leonardo, Massimiliano Germi e Manuel Montali, oltre anche a quelli da casa, vorrei un parere sullo striscione che è stato esposto durante la partita contro il Brescia dalla curva nord. Ecco, qui lo vediamo sempre nella foto del nostro Lorenzo Cattani. Gli elementi identificativi del tifo, no? Il colore della maglia, il nome della squadra, la maglia stessa, a volte anche lo stadio. Poi è leggermente tagliata la foto, comunque talvolta anche lo stadio. Talvolta anche l'inno mettevano nello striscione. Visto che a Parma ce li abbiamo tutti, teniamoci stretti, dicono i boys. Leonardo, quando hai visto questo striscione, la prima cosa che ti è venuta in mente, e poi forse ci siamo detti, ma c'è il rischio anche di perdere l'inno, quello dei cadetti di Gigi Stock, che sentiamo sempre prima dell'ingresso in campo? Guarda, io per quanto sia... Visto il grido di battaglia, quello lì sarebbe. Sì. Per quanto io sia tutto fuorché un conservatore... l'identità che si sta tornando a creare, a vedere tra i tifosi e una squadra che finalmente dopo anni di fatiche, stenti, sta tornando a vincere per quanto ad un livello che non sia di Serie A ma di Serie B, io credo che vada rispettata, perché ne parlava anche Gabriele in un intervento sempre qui, Gabriele Maio. Questione proprio di cultura, di tradizione, di rispetto per il rito, per la ritualità, insomma... Io penso che una proprietà che ha poca storia e che è più giovane rispetto a quanto ha fatto il Parma dei fasti degli anni 90 non possa capire fino in fondo quanto sia importante ancora rimanere, che certi valori rimangano vivi nella gente, nelle persone, anche perché se il calcio non piacesse, non ci fossero questi aspetti emotivi, sentimentali, lo sport più sentimentali, ma che vanno oltre, cioè io penso che siano proprio valori culturali, identitari, che poi vai a ritrovare in una partita di calcio, appartengono proprio alla cultura popolare di una città e allora vanno rispettati. Se i tuoi tifosi, che sono quelli che ti mantengono in vita, perché se il calcio non fosse seguito da miliardi di persone non potrebbe neanche fare tutto l'indotto che fa, e allora li devi rispettare. Soprattutto in questo momento, cioè andare a toccare certe corde dell'animo profondo proprio in questo momento, io penso che sarebbe proprio sbagliato. Sentiamo in questo caso la voce dei tifosi, se arrivano anche dei messaggi da chi ci sta seguendo via streaming, ma soprattutto di Massimiliano Germi, tifoso e avvocato, e Manuel Montali, dirigente sportivo ma anche tifoso del Parma in quanto traversettolese, lo possiamo dire, a Chiavari non si offenderanno, ecco. Cosa ne pensate di questo striscione, di quello che ha detto anche Leonardo, oppure si entra in una logica dove i club al giorno d'oggi, comunque anche per un discorso di marketing, devono cambiare il loro brand, il logo, i colori, le terze maglie? Certo, perdere lo stadio è tutto, forse un paradosso. Allora il criterio di appartenenza e il sentirlo come proprio è fondamentale, quindi il tifoso giustamente evidenzia quelli che sono gli aspetti che fanno capo prevalentemente a esso stesso. Dal punto di vista della società io evidenzio due o tre cose rispetto al momento in cui è arrivata questa proprietà, ovvero
Il presidente sta investendo molto, probabilmente ha anche modificato il core business fondamentale. Io non ho ancora capito se abbia venduto o non abbia venduto il Come & Go, non lo so, poco conta. Ho notato però che il figlio lo ha fatto sposare a Parma e questo credo sia un messaggio molto chiaro. Quindi non credo che la proprietà attuale non abbia chiara l'importanza e l'appartenenza per i tifosi della squadra. È anche vero però, in questo chi meglio di un dirigente di una società di Serie C lo può spiegare, che il calcio rischia di essere sistematicamente un gioco a perdere. Perciò bisogna fare in maniera che questo gioco diventi quantomeno profittevole o che quantomeno tenda allo zero, cioè alla parità, perché altrimenti è un gioco che non può durare. Quindi capisco da un punto di vista la tifoseria, ma credo che oggigiorno la costruzione di uno stadio e averlo in concessione, non in proprietà, sia un aspetto essenziale. Se per arrivare ad avere uno stadio funzionale a Parma, visto che ormai la scelta pare essere stata questa, beh, se c'è da andare un anno, due anni in attesa che venga completato, secondo me è giusto, ecco, uno va e porta proprio per dare continuità, perché non vorrei che poi senza la continuità, cioè magari hai la continuità dei colori sociali e di tutto che sono molto importanti, poi ti trovi la squadra in Serie C o peggio ancora, siccome ci siamo già passati. Manuel Montali, che all'interno ha una proprietà forte, però italiana, quindi sicuramente una dimensione diversa. Sì, anche se voglio dire, io sono un appassionato di sport americani e quindi so quanto anche negli Stati Uniti i tifosi siano legati poi agli elementi identitari delle proprie franchigie in quel caso, e nonostante magari noi si possa pensare diversamente. Quindi credo che anche la proprietà americana sarà molto attenta nel non stravolgere certi equilibri che sono degli elementi fortemente caratterizzanti, ecco, quindi non credo che commetteranno uno sbaglio di questo tipo. Mentre invece avere lo stadio di proprietà fa parte della patrimonializzazione di una società e quindi diventa un elemento ormai quasi imprescindibile per cercare di dare maggiore sostenibilità, come diceva anche Max prima, alla gestione sportiva di una squadra di calcio che è diventata veramente un'impresa complessa. Però sul fatto del rispetto dei tifosi, credo che se la proprietà americana conosce come funzionano le cose in America, starà molto attenta a non stravolgere certi equilibri. Non si correrà il rischio allora di veder cambiato l'inno? No. Ora adesso l'inno... la entry song, come si dice in America... Esatto, la entry song, credo di no, credo che comunque la voce dei tifosi sarà ascoltata, ecco, ma i colori sociali, gli elementi che sono ancora più fortemente caratterizzanti, non credo che verranno stravolti, ecco, anzi, ripeto, il rispetto per i tifosi è uno degli elementi chiave del managing sportivo di questi tempi, quindi non penso che una proprietà internazionale commetta uno sbaglio di questo tipo. Valuteremo quello che accadrà nel corso delle prossime settimane, i passi che la società farà, a partire soprattutto dalla questione stadio, che torneremo ad affrontare nelle prossime puntate, perché il tempo in questa diretta streaming si è di trasmissione. Settimana prossima, ricordiamo, ci sarà la trasferta del Parma al Garilli di Piacenza, che chissà, magari per qualche stagione potrebbe anche diventare lo stadio temporaneo del Parma, oppure no, lo scopriremo. Intanto si giocherà contro la Feral Pissarò il trentesimo turno di Serie B. Ultime cose da dire, allora, ci è stato segnalato un ex Parma torna in panchina, Luca Gotti, che è il nuovo allenatore del Lecce al posto di Roberto D'Aversa, che è stato esonerato per i fatti che sappiamo e abbiamo commentato. L'ultimo messaggio, Carlo Del Vasto:
più che cambiare l'inno, quando si vince si dovrebbe evitare di mettere la musica a ballo subito e far sentire solo il tifo. Ecco, anche questo magari è una richiesta dei tifosi della curva che va ascoltata. Devi dire a Dampollini quello. A Luca quello. Non so se Luca, il nostro collega Ampollini, anche oltre a farlo speaker, non penso che faccia anche diciamo. No, non gestisce. Il mister, ecco, quindi. No, già non, la sua gestisce, voce, non lo gestisce lui. No, esatto. Già la sua voce è abbastanza alta e quindi tutto il Tardini la può sentire. E Tardini, che ancora si è dimostrato un fortino, abbiamo commentato la vittoria del Parma nei minuti finali contro il Brescia, ritornerà il Parma a Pasquetta contro il Catanzaro a giocare in casa. Prima c'è la trasferta a Piacenza contro i Gardesani della Feralpisarò. Ci ritroveremo lunedì prossimo qui a Parma Talk con Leonardo Gabelli per commentarla. Ovviamente, Leonardo, ti aspetto, non malarti, visto che è rischiato. No, è rischiato, aveva la febbre 38 ieri Leonardo, oggi l'abbiamo visto in formissima, quindi applausi per te, grazie Leonardo. Nostro collaboratore, la nostra firma, Massimiliano Germi, tifoso, avvocato, opinionista ormai consueto qui sulle nostre frequenze. Ciao Massimo, grazie. Ringraziamo con grande piacere per essere stato qui con noi in questa puntata. Manuel Montali, responsabile del settore giovanile dell'Entella. Manuel, è stato davvero una piacevole occasione per conoscerti e per farti conoscere al nostro pubblico da buon traversetolese, allora ti riaspettiamo qui. Grazie mille dell'invito e alla prossima allora. Grazie al direttore del giovanile dell'Entella, grazie a tutti gli amici che ci hanno seguito in diretta e che ci hanno scritto. L'appuntamento è a lunedì prossimo. Carletto in regia, siamo pronti con la sigla, grazie anche a te.